Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Miriam Mirolla e sono presidente di Pensare Insieme. Allora, siamo al nostro terzo anno di vita come associazione e siamo al terzo incontro del programma annuale del 2024 che Pensare Insieme ha ideato e pubblicato sul sito www.pensareinsieme.it. Beh, è un sito tutto da navigare che raccoglie la nostra corposa attività e traccia una rotta precisa verso un'idea di società che abbiamo condiviso fin dall'inizio. Condiviso e costruito col professor Domenico De Masi e con il professor Jean-Paul Fitoussi. Nel primo incontro del 2024 abbiamo riscoperto il concetto olivettiano di comunità attraverso la lettura del saggio di Ieri, Giuseppe Ieri, Abitare la comunità. E nel secondo incontro abbiamo imparato, studiando la trappola dell'efficienza di Mauro Gallegati, che saluto perché è con noi anche stasera, e Pier Giorgio Ardeni. Abbiamo imparato che occorre interrogarsi sulla sostenibilità del progresso, così come concepito finora, e che per evitare il collasso sistemico ambientale occorre passare rapidamente da un'economia predatoria a un'economia del bene comune. E allora questa sera la dedicheremo all'analisi di un libro pubblicato di recente e presentato già in molti luoghi, ma è un grande onore per noi, una rarità che i due autori siano entrambi qui questa sera a presentarlo insieme e a discuterlo con noi. Ringrazio quindi il professor Mauro Ceruti e il professor Francesco Bellusci che ascolteremo tra poco. E veniamo al libro, qualche parola sul libro che ha questo titolo meraviglioso, umanizzare la modernità. Un Modo nuovo di pensare il futuro. Allora il libro è un concentrato di sapienza filosofica e si legge tutto un fiato, anche se ogni frase si appoggia a una cultura plurisecolare e porta con sé una bibliografia interna direi sterminata che va da Kant a Condorcet, cioè i pensatori illuministi, da Ilia Prigogine a Edgar Morin, e cioè i fondatori della complessità. Il libro si pone alcune domande fondamentali. Ha senso parlare ancora oggi delle magnifiche sorti e progressive? È possibile un agire razionale che non sia solo strumentale e tecnocratico, ma capace di accogliere la coscienza ecologica ed etica? È possibile umanizzare la modernità? Il titolo sembrerebbe contemplare questa possibilità e gli autori infatti schierano chiaramente la propria proposta teorica di umanesimo planetario a superamento di una tesi opposta che è quella del transumanesimo. Inoltre le policrisi mettono in discussione il futuro dell'umanità, pandemie, catastrofi climatiche, guerre, crisi energetiche hanno rivelato un mondo interdipendente e in costante eh, situazione d'emergenza. Se avremo un futuro, questo sarà un futuro planetario. Ma preparare questo futuro richiede un radicale cambio di paradigma che prenda coscienza della complessità e ci alleni a un intrigo di connessioni, di relazioni, con lo scopo di creare una comunità di destino planetaria. E allora, adesso ho l'onore di presentarvi il primo autore del libro, il professor Mauro Ceruti, di cui vi dirò alcune cose della sua lunga e straordinaria biografia. Intanto è filosofo e teorico del pensiero complesso, professore ordinario di filosofia della scienza e direttore del centro di ricerca sui sistemi complessi, Crisico presso l'Università Ulm di Milano, dove è stato prorettore vicario, prorettore alla transdisciplinarietà e direttore di PhD School for Communication Studies. È stato ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Ginevra e presso il CNRS di Parigi. È stato preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Milano-Bicocca e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bergamo. Nel 2007 ha partecipato alla fase di fondazione del Partito Democratico e alla stesura del, movimento, scusate, del Manifesto dei Valori. È stato eletto senatore della Repubblica nella sedicesima legislatura. E eh, ha scritto talmente tanti libri che io ne ho scelti soltanto veramente pochissimi, e tra cui ho scelto questi: Semplicità e Complessità, scritto a quattro mani con Edgar Morin nel 1988. Evoluzione e Conoscenza, pubblicato nel 1992. Evoluzione senza fondamenti del 95, la fine dell'onniscienza del 2015 e il tempo della complessità del 2018. Un'ultima cosa molto importante, ha fondato il Complexity Institute, un'associazione di promozione sociale fondata nel 2010. Che si impegna a diffondere il pensiero complesso e l'etica nei comportamenti per aiutare le persone e le organizzazioni a comprendere meglio il contesto in cui vivono, esserne parte attiva e co-generatrice. Professor Ceruti, grazie di essere qui con noi questa sera e allora le dedichiamo 20 minuti per aprirci le porte del suo libro. Grazie. Professore? Fatto, ho aperto il mio. Oh, grazie professoressa Mirolla, grazie Miriam per questa presentazione, ma che eh, non ho mai sentito una presentazione così chiara, articolata, direi quasi esaustiva di eh, cosa dici Francesco di questo nostro, eh, di questo nostro libro. Eh, grazie anche proprio per questa attenzione che però manifesta. Una, una sintonia eh, nel delineare, o nel pensare di poter delineare insieme un orizzonte aperto e di riaprire un orizzonte in questo nostro tempo, insomma, eh, così, così difficile, così, così oscuro e così pieno, come, come hai già detto, di, di crisi poche parole, discorso, segnalo alcuni problemi. Beh, innanzitutto eh, devo dire che questo, questo piccolo libro in cui io mi riconosco davvero tanto, questo piccolo libro è, è una sintesi di un, percorso, di un percorso molto lungo e articolato. E ho potuto farlo proprio grazie ad un, ad un dialogo. Costante con, con Francesco, con Francesco Bellucci, ma devo dire che è il terzo di una trilogia che insieme abbiamo scritto in quattro mani a tambur battente in questi 3-4 anni: 3-4 anni segnati da crisi inedite, profonde, eh, inaspettate, eh, che rivelano la necessità di un cambiamento. Di rotta, e che nello stesso tempo rivelano la difficoltà, eh, l'improbabilità di questo, di questo cambiamento di rotta. Siamo, siamo davvero in una sorta di, di, di double bind, di doppio legame che eh, ci tiene vincolati ad un, ad un momento che, sì, proprio non esagero, penso nel dire, in un momento agonico in cui in cui c'è un tempo, un paradigma, un mondo che, che non riesce a, a morire e c'è un mondo che non riesce a nascere. Siamo proprio avvinghiati in questo, in questo, in questo strano anello, in questo, in, questo, in questo vortice che rischia di trasformarsi in un circolo vizioso, non riuscendo collettivamente a, a rigenerarlo come circolo virtuoso. Una seconda cosa, penso, per la lettura eh, di questo libro e per la nostra discussione, eh, sia questo piccolo libro sia questa trilogia, beh, innanzitutto una parola, due parole su questa trilogia, cito solo i titoli, non per fare pubblicità ai libri, ma perché tutto sommato a posteriori... Eh, riconosco che abbiamo anche trovato dei titoli adeguati che da soli eh, già costruiscono un piccolo dizionario eh, del tempo della complessità, o meglio del pensi di un pensiero complesso volto a leggere questa nostra inedita condizione umana. Il primo l'abbiamo pubblicato nel 2020 insieme e, e si intitola abitare la complessità, la sfida di un destino comune e poi dirò proprio due parole su queste due questioni. Eh, il secondo pubblicato nel 22 è eh, il secolo della fraternità, una scommessa per la cosmopolis e questo terzo umanizzare la modernità, un nuovo modo di pensare il futuro. Eh, e questa, questa, questa trilogia si radica però eh, come sintesi eh, eh, di un tempo che ci sorprende, come sintesi però, insomma, ahimè, eh, lo dicevi Miriam, di, di 40 anni di, di ricerche. Eh, ricorre proprio in questo periodo eh, la, il quarantesimo dell'anniversario. Delle prime iniziative che abbiamo organizzato su scala internazionale, ma le prime le abbiamo eh, organizzate io e Gianluca Bocchi eh, internazionali, ma a Milano nel tentativo di, eh, di dialogare, di fare dialogare insieme ciò che non si riusciva a fare dialogare e neanche a importare nelle nostre accademie, nelle nostre università, e cioè Quel pensiero nuovo, quell'epistemologia, quell cioè quella teoria della conoscenza nuova che eh, ormai da, da un po' di anni eh, in tanti campi disciplinari, soprattutto delle scienze della natura, cioè quindi delle cosiddette scienze dure, scienze hard, paradossalmente molto meno nelle scienze umane, nelle scienze. E nelle scienze sociali eh, si andava delineando come una filosofia un, della complessità una teoria della conoscenza dei sistemi complessi questo accadeva eh, rivoluzionando il modo di vedere la natura nella fisica nella chimica eh, nella biologia nella biologia evoluzionistica nella, nella cosmologia attraverso proprio l'introduzione di questa nuova categoria, di questa nuova parola che è eh, complessità, che oggi è diventata eh, la parola chiave della scienza contemporanea, che ha portato a una rivoluzione a un, nella nostra visione dell'universo, della natura, della vita e, e, della, e della condizione umana una transizione che emerge dalla storia potente della scienza moderna, a partire dal 5-600, e che nello stesso tempo, attraverso i progressi della scienza moderna, contraddice i presupposti che hanno garantito per quattro secoli i successi della scienza moderna. Per dirla in una battuta... Eh, si passa dall'immagine della natura e di tutto ciò che esiste in natura, eh, come macchina, eh, come meccanismo eh, perfetto, compiuto, fatto di parti che, eh, che sono messe in relazione fra di loro da leggi inflessibili, intelligibili eh, dal calcolo matematico. Galileo, eh, insomma. Diceva eh, la natura è un libro scritto in caratteri matematici e una mente adeguatamente attrezzata, sia dal punto di vista come dire, del linguaggio ecco, formale, le certe dimostrazioni, diceva Galileo, e ecco, di una capacità di osservazione sofisticata, sarebbe stato in grado di, 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 eh, di conoscere perfettamente eh, questo mondo e le parti di questo mondo e quindi di ricondurre il nostro mondo a una perfetta prevedibilità e a una perfetta controllabilità. Eh, un altro grande fondatore della, della, della scienza e della filosofia moderna, René Descartes, Renato Cartesio, eh, insomma, fece propria questa visione e introdusse una seconda, una seconda idea. L'idea cioè che la mente umana, l'uomo, è esterno al mondo che conosce e può costruire un metodo che lo renda sempre più astratto, estratto dal mondo che conosce, proprio per conoscere questo mondo, eh, meccanismo deterministico perfetto, in una maniera sempre più oggettiva e quindi di dominarlo e di prevederlo. Eh, e, e questo giustifica eh, l'idea dell'uomo eh, dell come maestre possessore della natura, padrone e possessore della natura, una natura come serbatoio illimitatamente disponibile alla, alla, eh, allo sfruttamento umano. Quindi questi due principi che poi si sono radicati nel, nel nostro immaginario, nel senso comune. Il principio, cioè che ciò che esiste in natura è un meccanismo perfetto, regolato da, da un determinismo, da una legalità perfetta, che in linea di principio è conoscibile e conosciuto il quale, questo meccanismo, eh, noi possiamo dominare la natura. La seconda idea è che noi possiamo estrarci, astrarci sempre di più ad essere dominabili, dominatori, dominatori del mondo. Beh, eh, questi due principi che hanno ispirato poi non poco eh, le, politiche, eh, le politiche umane da tutti i punti di vista, economico, ecologico, eccetera, eccetera, beh, questi principi eh, hanno cominciato a sgretolarsi eh, nella, già nella prima metà del Novecento, per esempio, con la fisica quantistica con, e poi con tutte le altre scienze. Insomma. E si è cominciato a comprendere che eh, il mondo e le parti del mondo non sono meccanismi perfetti, ma la maggior parte di ciò che esiste al mondo, uso questo termine generico, eh, è costituito da sistemi complessi. Ecco, se c'è, innanzitutto per parlare di questo pensiero complesso che emerge dalle scienze della natura, dobbiamo chiarire subito, ma lo posso fare in una battuta, che l'opposto della complessità non è la semplicità infatti hanno la stessa radice eh, plectere cum plectere semel eh, ma è la complicazione nel senso comune noi usiamo quasi come sinonimi anzi come sinonimi è complicato è complesso e eh no ciò che è complicato è dominabile prevedibile scomponibile in parti le parti sono studiabili separatamente le une dalle altre poi possono essere ricomposte eh, ciò che è complesso o no? Eh, Un'unità complessa, un sistema complesso, è fatto di parti che eh, interagiscono fra di loro continuamente nel tempo, e le proprietà del tutto eh, non sono semplicemente la somma delle proprietà delle parti studiabili separatamente, ma emergono, cioè si producono nel tempo e non sono prevedibili. Eh, linearmente dallo studio separato delle, delle parti, come un nostro organismo, come il cervello, come una società, come la biosfera, come la storia della vita sulla Terra, come l'universo. E quindi se mentre nell'universo, eh, nell'epistemologia, nella filosofia moderna, l'incertezza, la probabilità, l'imprevedibilità eh, sono interpretate, direi sostanzialmente, come una misura dell'imperfezione eh, dell della nostra mente, delle nostre teorie, della nostra conoscenza, e beh, eh, dal punto di vista invece di una scienza della complessità, l'incertezza, la probabilità, eh, l'imprevedibilità eh, sono rivelatrici del, della pasta di cui è fatta il mondo perché le proprietà, i comportamenti dei sistemi complessi appunto eh, emergono attraverso, attraverso una storia, una storia di relazioni nella quale eventi singolari hanno un ruolo estremamente importante, le leggi, le leggi di natura, le leggi della storia, le leggi della società. Non sono prescrittive univocamente, sono proscrittive, ci dicono non ciò che deve accadere, ma ciò che non può uh, accadere, visto il sistema che noi, che noi stiamo studiando. Insomma, eh, c'è una bella metafora di Steve Jay Gould, un grande, eh, il Darwin del nostro tempo, ahimè, morto troppo presto, che partecipò a quei seminari. Fondatori dell'epistemologia della complessità nei primi anni '80 e soprattutto nel 1984, quando poi pubblicammo quel libro che ebbe molto successo, La sfida della, della complessità. Per raccontare la complessità della storia della vita sulla terra, usò una metafora molto interessante: dice, La storia della vita sulla terra è, la, è come un film. Uh, un film di milioni di anni, di centinaia di milioni di anni, ma un film molto strano, molto particolare. Noi lo vediamo una volta e come tutti i film ha un finale, ma tutte le volte che noi lo dovessimo rivedere, riguardare, a quei tempi io dicevo riavvolgendo la pizza, come si diceva al cinema, oggi riguardando il DVD, ma questo è già obsoleto anche questo, insomma tutte le volte che rivediamo questo film, questo film avrà un finale diverso avrà un finale diverso, proprio perché il gioco della storia dei sistemi complessi è sempre un gioco tripolare, fatto dalle leggi che sono vincoli, però non prescrittivi, che aprono e nello stesso tempo chiudono delle possibilità, è fatto da attori che interpretano questo gioco e poi è fatto anche dalla contingenza, eh, da eventi singolari, microscopici, che possono però... In, in tutti i punti di, di biforcazione, fare derivare o deviare la storia di un sistema complesso in modo che poi ciò che ne risulta è, è, molto, è molto, molto, eh, molto diverso. Allora, eh, sullo, sullo sfondo di questo libro, eh, c'è come dire. Facciamo tesoro di questa riflessione, di questa elaborazione di una epistemologia della complessità, e però, questa volta però per, per, per cercare di delineare una grammatica per pensare il nostro tempo, che eh, in un libro precedente, questa trilogia. Eh, eh, come, come citavi, del 2018, ho intitolato il tempo della complessità, cioè il tempo in cui tutto è, con me, tutto è connesso, tutto è interconnesso. E è un tempo caratterizzato da imprevedibilità, ed è il tempo che proprio in questi, in questi quattro anni, è un tempo, un mondo complesso. Eh, ci è stato rivelato in tutta la sua ineludibilità proprio eh, dalle tre crisi globali che sono entrate a, anche a perturbare la vita delle nostre società locali, ma direi anche per la prima volta simultaneamente miliardi di persone, di esseri umani in tutto il mondo nella loro vita quotidiana, nelle loro paure, nelle loro speranze, cioè la crisi della pandemia. La crisi del clima, ahimè, la più terribile e la più rimossa proprio perché individualmente, insomma, è meno affrontabile. E la crisi introdotta eh, da, dalle guerre locali, che però subito hanno avuto una rilevanza, una rilevanza globale. E, e allora. A partire dalla crisi della pandemia, quando abbiamo scritto abitare la complessità, la sfida di un destino comune, eh, abbiamo cercato di raccontare come queste crisi, in particolare eh, la crisi della pandemia e quella più plasticamente leggibile, hanno rivelato proprio la complessità del nostro mondo in cui tutto è connesso. Eh, Beh, vale qui per questa lettura, tutto sommato ancora la metafora che Edward Lorenz, matematico e, e meteorologo, ha indicato da parte sua, è una delle vie della complessità, la complessità, cioè l'unitas multiplex, la complessità, l'interconnessione globale del sistema meteorologico, formulò la metafora che tutti conosciamo, la più famosa forse metafora dei sistemi complessi, l'effetto farfalla, il battito d'ali di una farfalla sul cielo di una regione della Cina, i più sconosciuti fino a poco tempo fa, la, regina, la regione del Wuhan, eh, ha avuto dopo pochi giorni effetti lontani nello spazio, a Bergamo, a, eh, in Italia e poi rapidamente in tutto il mondo. A indicare un'altra proprietà della complessità, cioè dei sistemi complessi, quindi della complessità del nostro mondo, quella che in letteratura definiamo piccole cause e grandi effetti. I sistemi complessi sono sensibili, eh, eh, come dire. Eh, a eventi microscopici, ai venti piccoli, cioè il rapporto fra causa ed effetto nei sistemi complessi non è un rapporto di proporzionalità, grandi cause, grandi effetti, piccole cause, piccoli, piccoli effetti. Eh, forse il primo a studiare matematicamente questi fenomeni è stato il premio Nobel Ilia, Ilia Prigogine, quando studiò. Ed è per questo il premio Nobel. Alla fine degli anni '70, le strutture dissipative, i sistemi termodinamici lontani che si mantengono dal, dall'equilibrio, ma poi, insomma, in tante altre, in tante altre discipline, discipline scientifiche. Ma la crisi della pandemia, come la crisi del clima, come la crisi. La crisi delle guerre rivelano anche la, la complessità. Beh, questo è, hai citato tu prima il termine policrisi, quel termine policrisi che oggi è, è usato, è diventato, c'era resistenza, non le si vedeva il carattere, eh, il carattere multiplo delle crisi. Oggi, è, poche settimane, si sta usando dappertutto, la, lo coniò per la prima volta. All'inizio degli anni 90 Edgar Morin, proprio per, per studiare la nascente globalizzazione nostra, eh, specifica dopo il, del muro, dopo il crollo del muro di Berlino e la fine, e la fine della, della guerra fredda. Ma la crisi della pandemia, per esempio, certo è una crisi sanitaria e ciò che è emersa è a, e ha fatto paura, e ha unito eh, sulla stessa barca, nella percezione di essere sulla stessa barca miliardi, eh, miliardi di persone, e certo è stata una crisi sanitaria, però nello stesso tempo è stata, come dire, eh, una crisi biologica, una crisi ecologica, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi psicologica, una crisi esistenziale, una crisi spirituale, eh. E tutte queste crisi eh, eh, rapidamente si sono prodotte le une con le altre. Eh, ci siamo accorti di essere come un, in un disegno di, e di Escher, cioè, Moritz Escher, quello che, eh, della mano che disegna la mano che l'ha disegnata, che a sua volta disegna la mano che l'ha disegnata. Quello è un trompeux, ma eh, insomma. Eh, il virus che provoca il contagio, il distanziamento, il distanziamento sociale che però provoca una crisi economica, la crisi economica che provoca una crisi del lavoro, che a sua volta però provoca una crisi psicologica, la crisi psicologica che produce la necessità di interrompere o comunque la richiesta da parte di molti di interrompere il distanziamento sociale e quindi la riapertura di dinamiche di contagio. Insomma, qui sono tante mani che si disegnano reciprocamente. Di fronte a questo, ma forse eh, all'inizio eh, pensavo di dire tante cose, dico solo questo spunto qua, eh, e questo ci ha rivelato che viviamo eh, una crisi che sta alla base di tutte queste crisi. La crisi del nostro tempo, e la vediamo nella difficoltà eh, di leggere e anche di affrontare, e di uscire di affrontare queste crisi e di uscire, è una crisi cognitiva che sta al di sotto di tutte queste crisi. Cioè, queste crisi ci rivelano, se vogliamo ascoltare, e però pochi ascoltano, eh, pochi ascoltano, eh, ci rivela che oggi. L'ostacolo ad affrontare i problemi eh, non sta tanto, e mi verrebbe da dire, ecco per dirla in un minuto e chiudere, non sta tanto eh, nell'ignoranza, nell nella nostra ignoranza. Noi veniamo da un tempo moderno in cui si sono fatti dei progressi straordinari, eh, sempre più democratizzati nella riduzione dell'ignoranza. E nell'aumento della conoscenza sociale, collettiva, e anche e nelle, nei ricercatori, nell'elite. No? Eh, oggi la difficoltà ad affrontare i problemi eh, a formularli prima ancora che a affrontarli per risolverli, sta nella nostra conoscenza, non sta nella nostra ignoranza. Sta, cioè nel modo in cui la nostra conoscenza è prodotta, è organizzata ed è trasmessa. Eh, eh, lo specialismo e l'iperspecialismo è senz'altro la fonte degli straordinari progressi della conoscenza dell'ultimo secolo. Eh, fra qualche secolo, i manuali nelle scuole, se ci sarà, fra qualche secolo e se fra qualche secolo ci saranno le scuole, il nostro ultimo secolo per sarà definito come l'epoca eh, delle rivoluzioni scientifiche, l'epoca le, dell'esplosione delle conoscenze, grazie a questa forma inedita di conoscenza che è lo specialismo. Però lo specialismo nel momento in cui eh, sta provocando una propria nemesi anche, pur essendo utile, nel momento in cui illumina un frammento eh, di un problema, eh, oscura il contesto in questo problema in cui questo... In cui questo frammento potrebbe prendere senso. D'altra parte la scuola, l'università lo si vede anche la conoscenza, la divulgazione, la divulgazione scientifica lo vediamo per la pandemia, come le vediamo per la geopolitica, eh, per la guerra, continua a insegnare a, a frantumare conoscenze che e invece si riferiscono a un qualcosa che nella realtà è intimamente, è intimamente connesso ecco eh, in questo in questo problema in questa questione sta senz'altro una sfida cioè quella di eh, una sfida anche qui una, la necessità di una paideia e di un nuovo umanesimo che sappia concepire la complessità perché complessità, e qui chiudo, è proprio il termine eh, che è stato rimosso dalla tradizione moderna prevalente, dal filone prevalente. Eh, complessità che non è complicazione deriva dal latino che non si è usata dagli scienziati, è plectere come intrecciare insieme, intrecciare insieme in tante parti fino a far emergere una unità complessa è, tiene in sé in modo quasi ossimorico la pluralità delle parti, l'unità eh, del tutto e il tempo. Il riferimento necessario ad un tempo: il plectere eh, il plectere, il, tempi, il plectere cum. Ecco questo, eh, questa è la sfida, è la sfida che ci pone il nostro tempo. È una sfida difficile da affrontare proprio perché è contrattetta dalle due grandi tendenze, la frantumazione delle dell informazioni e delle conoscenze in tutta anche eh, dalle nuove tecnologie e dall'altra parte istituzioni educative di ricerca che continuano a, 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 come dire, a, premiare, a premiare la frantumazione delle conoscenze e non a valorizzare invece eh, come dire, la, la, eh, la, tran la transdisciplinarità oggi indispensabile per affrontare la complessità, cioè la molteplicità di dimensioni irriducibilmente intrecciate di cui sono fatti i problemi. Ecco, per pensare la nuova condizione umana emersa dalla storia della modernità, la sfida che noi abbiamo voluto raccogliere è proprio la sfida di un. Di un di un, pensiero, di un pensiero complesso, ecco. Bene, grazie professor Ceruti. A me sembra di sentir parlare nel, nel suo discorso tanti personaggi, da Jacques Monod a Prigogine. È, è bellissima questa concatenazione di, di teorie, di pensieri che appunto, come dice lei, da 40 anni almeno si sono sedimentate. E, è molto interessante anche il tema dell'imprevedibilità nella complessità e poi questa, eh, questa multidimensione. Che la rende inestricabile, una sorta di foresta eh, aggrovigliata no? di dimensioni interpretative in cui gli elementi, anche minimi, possono destabilizzare o comunque creare trasformazioni a catena eh, impensabili e imprevedibili. E allora, eh, grazie per questa prima apertura appunto delle porte del libro che eh, è un vero e proprio mondo, eh, e uh, adesso passerei la parola al professor Francesco Bellusci, eh, che presento. È saggista, docente di filosofia al liceo classico Isabella Morra di Senise in Basilicata, già docente a contratto di didattica della filosofia all'università degli studi della Basilicata, scrive su numerose riviste quotidiani, fra cui Doppio Zero, Alfabeta 2, Il Sole 24 Ore e Domani è autore di monografie su Emile Durkheim, Cornelius Castoriadis e Michel Serre. Con Mauro Ceruti, e me l'ero riservata adesso la notizia della trilogia, eh, scrive nel 20 il primo libro, appunto, Abitare la complessità, la sfida di un destino comune, e poi Il secolo della fraternità, e adesso quest'ultimo libro. Quindi diciamo che la vostra collaborazione, il vostro co-pensiero sta dando dei frutti rapidissimi e clamorosi. Allora, professor Bellusci, anche a lei una ventina di minuti per farci entrare dal vivo, dal vivo grazie diciamo, alla vostra voce, nel vivo del vostro meraviglioso libro. Prego. Grazie, buonasera. Grazie Miriam. Grazie a tutti gli amici di Pensare insieme. Saluto anche chi ci sta ascoltando. Come avete sentito dalle parole di Mauro, anche dal suo curriculum, uno dei più autorevoli rappresentanti della filosofia italiana contemporanea. Non solo, certamente non aveva bisogno di scrivere un altro libro con me, però ha accettato questa avventura, questa avventura di pensare insieme, appunto. Forse è sicuramente convinto, credo come ci insegna il grande Aristotele nell'etica nicomachea, che eh, la più bella amicizia nasce col pensare insieme e forse anche la più bella filosofia nasce con l'amicizia. No? E, e questa avventura che io ho chiesto a Mauro di percorrere insieme consisteva appunto nel mettere ulteriormente alla prova. Del tempo, concetti, categorie che già da 40 anni Mauro ha, ha, elabora. Eh, quindi, ecco, un invito da parte di pensare insieme per noi è doppiamente gradito, perché noi poniamo, appunto, in questi ultimi volumi, eh, ribadiamo l'urgenza di ripensare il nostro pensiero per dotarci di concetti adeguati a comprendere e a gestire la complessità del nostro tempo, della nostra società. E assumere proprio il rischio no? del pensiero comporta appunto il pensare insieme nel senso di, di coordinare, integrare punti di vista diversi, saperi diversi, perché appunto come diceva Mauro è la frammentazione che sta accecando, che acceca di fronte ai problemi e mutila la conoscenza. Eh, Proprio l'incapacità di pensare insieme i problemi locali, i problemi globali, costituisce forse l'aspetto intellettuale della tragedia della nostra epoca in cui vediamo mescolati i germi di progresso e regresso, di questo passaggio insomma, epocale eh, che è in bilico tra la catastrofe e, e, e tuttavia la possibilità di una metamorfosi. Noi siamo sicuramente in un momento di crisi della modernità. Perché sono in crisi la certezza del progresso e la fede nel futuro, che sono stati i fondamenti della modernità. E, e, e noi ci siamo resi conto che la parola postmoderno, no? che andava di moda fino a qualche tempo fa, è troppo povera per descrivere quello che stiamo effettivamente vivendo, perché quello che stiamo vivendo è qualcosa di più della fine dei tempi moderni. E noi viviamo qualcosa di, insomma, di altrettanto importante della transizione che abbiamo vissuto tra il paleolitico e il neolitico, no? che ha visto l'inizio della sparizione di queste piccole società composte da alcune centinaia di individui che erano senza agricoltura, senza Stato, senza città, senza esercito, senza classi sociali, mentre nel frattempo nascevano... Le prime città, i primi imperi, no? E così partì la storia, il mondo della storia. E poi queste civiltà storiche si sono sparse sul globo, divorando, annientando le civiltà preistoriche. E con l'avvento della modernità, direi con la circumnavigazione del globo, no? Che appunto ha inaugurato la globalizzazione. L'imperialismo europeo ha rimesso in relazione, dopo 50, forse più, millenni di diaspora, tutti rappresentanti della specie umana. È iniziata così l'era planetaria e, e questa era planetaria si è sviluppata attraverso, agli inizi, la conquista, la guerra, l'asservimento, il, il colonialismo e più di recente tramite eh, i commerci, il profitto, la tecnoscienza, e quindi ecco, in questa prospettiva di lunga durata nel libro noi vediamo che modernità e planetarietà mh, vanno viste in questo intreccio irreversibile eh, e come i fattori principali che stanno riconfigurando i modi neri della condizione umana. Per usare un'espressione canonica di Moren, siamo nell'età del ferro planetaria. Ma siamo anche, eh, noi diciamo in questo libro, nel punto dire, di un approdo critico di quei progressi hm, della scienza, della tecnica, dell'industria e di quei processi di mondializzazione di cui cominciamo a riconoscere e a esperire l'ambivalenza, cioè progressi che apportano non soltanto benefici che l'umanità non aveva mai conosciuto prima, ma anche le più grandi minacce che l'umanità abbia mai subito. Ed è una mondializzazione, lo vediamo, che accresce gli scambi, accresce le comunicazioni, ma anche l'incomprensione, le diseguaglianze, la distruzione delle, delle diversità culturali e naturali. Ecco, tutto, cioè, tutto appare solidale e nello stesso tempo tutto è conflittuale. No? Cioè, I mezzi tecnici... Che hanno permesso di unificare il pianeta sono al tempo stesso quelli che portano con sé le guerre, le possibilità della distruzione. Non riusciamo a capire qual è il problema principale, è perché il problema principale, evidentemente, è l'intrico dei problemi, no? ecco, la policrisi: l'intrico di tutti questi problemi dell'economia, dell'ecologia, della demografia, del clima, tutti i problemi vitali e mortali nel so nello stesso tempo. Del pensiero, il problema del pensiero, ecco, diceva Mauro, la crisi del pensiero è quella che sottende a tutte le altre crisi e io qui direi anche con un, un'espressione un po' più forte, ecco, siamo in un punto in cui la politica è insieme troppo carica di problemi e troppo svuotata di pensiero. È proprio in questo vuoto di pensiero politico che stanno sorgendo tragicamente le formidabili sfide lanciateci dal nostro tempo, il tempo della complessità come abbiamo imparato a definirlo grazie alla lezione fondamentale di Mauro. E, e più le crisi e le incertezze vengono ignorate o vengono percepite come insormontabili, disorientanti, invece di essere considerate e raccolte come sfide, più aumenta l'impotenza, più aumenta il vuoto progettuale, più aumenta il rifugio nella logica del breve termine. E quindi si affievolisce quella energia necessaria ad anticipare il futuro, a prefigurare dei futuri possibili, si contraggono come dire, gli orizzonti temporali del nostro operare. E proprio quando la portata di ciò che facciamo, in un mondo sempre più interconnesso, sempre più interdipendente, diciamo, Mauro, proprio in questo mondo oggi la portata di quello che facciamo si allunga nello spazio, nel tempo. E, e quindi le crisi che viviamo dovrebbero ricondurci alla responsabilità verso il futuro, verso le generazioni future. E, è chiaro che non si tratta oggi di sostituire, questo è un altro messaggio del libro, di sostituire le vecchie certezze con, le nuove, con nuove certezze. Dobbiamo anzi accettare la problematicità del progresso la problematicità della scienza, la problematicità della tecnica, la problematicità della mondializzazione. Ma in questa situazione di incertezza, di complessità, possiamo fare una cosa, possiamo sostituire all'evidenza la scommessa e al programma la strategia. Cioè, al posto di una sequenza no, di atti fissati a priori e non modificabili, dobbiamo invece... Sostituire lo spirito di perseguire delle finalità, ma con una condotta che sia flessibile, capace di modificarsi a seconda delle contingenze, degli effetti imprevisti, delle informazioni nuove. E, e quindi, noi a cosa invitiamo? Su cosa invitiamo a scommettere, io e Mauro? No? Premesso che, appunto, qui mi piace richiamare quello che amava anche dire Michel Foucault, cioè il il futuro siamo noi che lo facciamo no? è, è la maniera in cui reagiamo a ciò che succede e se vogliamo essere padroni del nostro futuro dobbiamo porre fondamentalmente il problema dell'oggi e quindi la scommessa a cui noi invitiamo io e Mauro è umanizzare la modernità cioè umanizzare la modernità come contraltare al dogma e all'imperativo della modernizzazione. E umanizzare la modernità include l'orizzonte costruttivo di un umanesimo planetario per un futuro che oramai, a questo stadio, a questo stadio dell'evoluzione storica dell'umanità, sarà planetario o non sarà. E qui mi limito adesso a due Diciamo a tre istantanei intorno a tre parole chiave del libro. Io scelgo terra, scelgo cura e ovviamente chiudo con complessità. Eh, terra, eh, insomma, il, libro, il primo libro che in cui abbiamo scritto tre anni fa, circa io e Mauro, abbiamo denunciato l'onda montante, direi, no? non solo in Europa. Di un rigetto nevrotico della complessità, di una crescente ribellione contro la complessità, un'inclinazione alle spinte disgregatrici eh, di cui cominciava ad essere prigioniera la politica delle società contemporanee. Vedevamo un'onda montante di ricorso alla semplificazione che assumeva il volto ringhioso, un regressivo del complottismo, del nazionalismo, del sovranismo, del fondamentalismo religioso, eh, fino ad arrivare alla. Peggiore sventura che trascina con sé la semplificazione, il manicaismo, cioè la, le armi, la guerra. Eh, noi parlavamo in quel libro, eh, temevamo quel libro, una tragedia incommensurabile, senza sapere che la stavamo annunciando. E, e allora adesso cosa facciamo? Cosa facciamo in questo libro? Un po' più ottimisticamente. Diciamo, cioè, L'invito è a in, iniettare: cerchiamo di iniettare un po' di pace ah, cioè, ecco, per vederci più chiaro. Cerchiamo di vedere al di là della polvere che, che si alza sul campo di battaglia, no? eh, perché questo è il modo per dare un'opportunità alla forza costruttiva del pensiero. E vedere cosa, cosa vediamo al di là di questa polvere: Beh, vedere la, la possibilità di intensificare il dialogo, lo scambio per indirizzare la civiltà umana sui binari dell'unico futuro vivibile, cioè prendere coscienza della comunità di destino che siamo diventati dopo cinque secoli di modernità e di era planetaria, apprendere ad esistere in considerazione del fatto che siamo costretti a condividere un unico pianeta, costretti ad affrontare i pericoli. Comuni di vita e di morte che derivano da questa condivisione e da questa irreversibile interdipendenza, che non è solo economica. Quindi cioè, vedere che la polvere, direi così, eh, vedere che la polvere sollevata da questo terribile, furente eh, rigurgito della lotta tra i monoteismi. Mm, lo vediamo in Medio Oriente, ma non solo. Bene, questa, quella polvere nasconde il monogeismo fatemelo chiamare così, cioè quel monogismo che oggi per converso ci può unire, ci costringe a unirci, monogismo appunto significa una sola terra, un solo pianeta, e come il dio dei monoteismi è la terra oggi a rivelarsi, è la terra a come con i cambiamenti climatici in atto, con gli allarmi ecologici che ci lancia, cioè la terra entra irreversibilmente nella nostra agenda politica i problemi che ci pone superano le frontiere nazi nazionali e anche i termini progressista reazionario che insomma non si possono neanche più definire come si usava ancora alla fine del secolo scorso no? cioè, da una parte i sostenitori i progressisti erano da una parte i sostenitori della mondializzazione no? tecnoeconomica, i globalisti eh, con le loro ricette liberiste e dall'altra parte i sostenitori invece potremmo dire della localizzazione, cioè quelli che promettevano no? e promettono la, la protezione dell'identità, la sovranità nazionale, la difesa dei, dei confini. Beh, adesso sappiamo che il primo, no? il primo vettore non ci porta alla terra promessa ci porta alla fine della Terra se non modifichiamo rotta e motore. Il secondo è una chimera, in un mondo complesso, interdipendente, globalizzato è assolutamente una chimera. Qui no? c'è anche una, una, una metafora bella che usa Bruno Latour quando dice in fondo noi ci ritroviamo come dei passeggeri in un aereo con destinazione globale mh, ai quali il pilota ha annunciato questi passeggeri, saremmo noi, hanno annunciato di essere costretti a invertire la rotta perché non è più possibile atterrare in quell'aeroporto. Terrorizzati ci sentiamo dire che anche la pista di soccorso, c'è cioè la dimensione appunto della re globalizzazione, ovviamente è impraticabile. Quindi noi dobbiamo trovare un terzo modo per atterrare ed è, tutto dipende da questa la capacità che avremo di guardare in faccia la situazione inedita in cui noi ci troviamo e in cui non si è mai trovata l'umanità, nessuna società umana prima di noi, perché nessuna società umana, per quanto saggia, per quanto prudente, si possa immaginare ha dovuto affrontare le reazioni del sistema Terra all'azione e alla pressione di 8-9 miliardi di esseri umani. L'uomo oggi appunto rischia di compromettere le condizioni di vivibilità sul pianeta per la sua specie se pensa di esternalizzare all'infinito gli effetti collaterali delle sue azioni e se non prende coscienza che deve autolimitarsi. Per tutti i secoli del ciclo della modernità noi abbiamo concentrato in fondo l'attenzione sul nostro contratto sociale. Cioè, su come circoscrivere gli obblighi verso l'autorità, su come cercare un compromesso tra i diritti individuali e i poteri della collettività, appunto considerandoci cartesianamente, come diceva Mauro, distaccati dalla natura. E abbiamo tralasciato il legame che ci lega al mondo, tralasciato il legame che lega il tempo geologico al tempo sociale quello che mette in relazione le scienze umane, le scienze fisiche, il diritto e la natura, la politica e la fisica, no? il, il legame che, come dire, che finalmente oggi comunque ci dire, sta avvolgendo le nostre lingue no? alle cose mute, mute, passive, oscure della natura, ma che oggi, proprio a causa dei nostri eccessi predatori, Prendono voce, prendono presenza, reagiscono. Ecco, eh, è il tempo praticamente di allargare il contratto sociale a un contratto naturale. Questa è la, è la sfida. No? C'è alcune costituzioni che hanno cominciato a recepire questo, anche la nostra, ma si tratta poi di incardinare ancora di più tutto questo nella prassi del, della global polity. E quindi umanizzare la modernità corrisponde a questa svolta, no? questo cambiamento di, eh, di paradigma. Cioè, è proprio innanzitutto l'impegno etico e politico a padroneggiare la nostra padronanza, a investire una parte della nostra potenza nell'attenuazione della nostra potenza stessa. Certo, ma, tuttavia. Il pianeta come dire, adesso sta emergendo come una questione di preoccupazione condivisa, ma non c'è una umanità planetaria che risponda adesso come unica da un punto di vista politico. E potrebbe non esserci, e forse non è nemmeno auspicabile, perché non lo era nemmeno per Kant, nel senso che anche il Kant della pace perpetua non pensava a un governo mondiale o a uno Stato mondiale, anzi lo temeva per i suoi possibili. Esiti illiberali, no? Se mai si tratta appunto di, di andare avanti con un sistema di governance appunto complesso mondiale. E quindi la sfida oggi è, per esempio, come possiamo mettere insieme le nostre preoccupazioni comuni sullo stato del pianeta, l'emergenza climatica e gli interessi geopolitici che possono invece dividerci. Ancora di più, vorrei un altro quesito, poniamo un altro quesito nel libro, cioè come in questo, nel contesto dell'antropocene, no? nel contesto di risorse limitate a fronte dell'incremento demografico, eh. come diamo un nuovo significato, un nuovo fondamento materiale? Anche ai valori della libertà, dell'uguaglianza, della dignità del lavoro, della qualità della vita, eh, del benessere, valori che, nella prima modernità, basti leggere un po' Locke, John Locke, cioè noi li abbiamo definiti sempre in riferimento a un ideale di abbondanza, a un'idea di disponibilità illimitata dei frutti della terra che non è più proponibile, non è più compatibile con i limiti planetari. Di cui ci parlano le scienze della terra. E quindi è chiaro, chiaro anche qui sfida: che senso nuovo diamo all'idea di progresso sociale, ai nostri sistemi di welfare. Sono sfide appunto gigantesche, multiple, intrecciate tra di loro. Ma che possiamo affrontare? Attenzione, lo possiamo affrontare, perché anche la stessa transizione ecologica, eh, cioè, cioè la transizione verso un sistema di produzione e distribuzione della ricchezza. Verso un sistema anche di libertà pubbliche che sono a basse emissioni di carbonio. Beh, sono, è possibile, dipende dal, dalla capacità che avremo di gestire i dilemmi, ecco, i dilemmi che crea questa transizione, la complessità, appunto, che comporta. Ma non c'è un impasse climatico, cioè, noi non siamo nella situazione in cui dobbiamo scegliere per forza tra una libertà che lasciata a, da sola fino a se, se stessa ci porta alla distruzione del pianeta eccetera o un'ecologia autoritaria che per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta distrugge la libertà non dobbiamo scegliere tra questo dobbiamo anzi avere la capacità di, di credere ancora una volta nel nostro potere di cambiare di trasformare cioè, qui direi ecco non si tratta di uscire dalla modernità, come predicavano i vari postmodernismi, ma della modernità eh, dobbiamo conservare, proprio per affrontare sfide come quella della transizione ecologica, della modernità, dobbiamo conservare proprio la credenza nel nostro potere di trasformazione, nel nostro potere di creatività. Ma questa è una lezione che c'è negli ultimi libri anche di sociologi come Alain Touraine e come Domenico De Masi secondo punto la cura io, cioè, Qui è un, è un tema che affrontiamo verso la fine del libro e che ritorna forse in queste ultime e eh, che ha ripreso anche Mauro in un articolo sul Corriere io qui eh, voglio cioè c'è una cartina di tornasole appunto di, della crisi della modernità che riguarda appunto il tema della dignità eh, cioè la modernità sembrava guidata è stata guidata da un ideale di promozione, di difesa della dignità di ogni essere umano. Ecco, chiediamoci cosa ne è di questo ideale normativo ecco, all'inizio del nostro secolo, del XXI secolo. Beh, eh, nelle società occidentali oggi vediamo, siamo di fronte a una sorta di dinamica contraddittoria, cioè da una parte si riafferma. No, il discorso sempre solenne di valorizzazione universale della dignità umana lo si estende anche, si cerca di estendere alla natura, al vivente, non senza conflitti se pensiamo alla questione animalista, però dall'altra parte a cosa assistiamo? Assistiamo a una moltiplicazione di forme di degrado nelle istituzioni, nelle pratiche sociali, cioè negli ospedali, nelle prigioni nei centri di accoglienza dei, rifugi, eh, dei rifugiati e dei migranti, nelle scuole in casi di violenza, con la povertà la precarizzazione delle vite ordinarie cioè nell'incertezza in cui viviamo oggi cresce, e questo è un altro dato inedito cresce il timore di cadere in una condizione di indegnità cresce anzi il timore che ci possiamo come a fare a generalizzarsi di, di situazioni indegne, di una indegnità prodotta, attenzione dagli stessi meccanismi tecnoburocratici che, che avviluppano le nostre istituzioni, cioè da una modernità ridotta a razionalizzazione. No? C'è un dato positivo in questo paradosso, no? in questa inquietudine in, che, individuale, sociale, che è suscitata da, da questo paradosso, e cioè non ci accontentiamo più hm? di pensare alla dignità come una proprietà metafisica dell'essere umano. Come veniva presentata nel discorso umanista classico, nel discorso illuminista, no? Vogliamo vedere la dignità come una dignità in azione, no? che si deve produrre nelle interazioni reciproche umane, no? all'interno dei sistemi umani, istituzionali, degli ecosistemi. No? E, ecco, un progresso verso il meglio, no? Per, no, per riprendere l'espressione kantiana che noi usiamo in questo libro, è, è visto non in una dignità astrattamente intesa, ma in una materializzazione delle condizioni degne di vita, di studio, di lavoro, della, delle condizioni di dignità ambientale dei territori, dei quartieri in cui, in cui noi viviamo. Ecco, questo accade anche perché ci siamo resi conto con questo libro, che dopo il trauma della pandemia, ecco, è emersa una maggiore richiesta di una società della cura. Di un umanesimo della cura lo chiamiamo nel libro no? e quindi ecco proprio anzi io credo che finché non riusciremo e questo è un dato su cui riflettere secondo me cioè finché non riusciremo a costruire una questa società della cura una società capace di prendersi cura e proteggere tutti eh, cosa per cui gli strumenti di welfare attuali servono poco a poco, ecco, sarà difficile superare una fase come quella attuale in cui chi sostiene un mondo più chiuso, no? i chi sostenitori del mondo più, più chiuso, i sovranisti o, o coloro che invocano una volontà di protezione accompagnata però dalla volontà di escludere l'altro, probabilmente ci sembrerà sempre che la... Che l'abbiano vinta e che l'avranno vinta finché non riusciremo a creare questa società della cura. Quindi, ecco perché noi diciamo che umanizzare la modernità significa anche riformulare la politica come cura della cura, e quindi implica la capacità di sottrarre all'invisibilità vul, le vulnerabilità di certe categorie della popolazione o quelle esternalità negative che fanno. Pesare sulla natura, sulla salute, sulla vivibilità, certe scelte di produzione e di consumo industriale. Ultima parola, complessità. Ecco, riprendo un po' quello che ha detto Mauro, perché in fondo, tutti abbiamo visto anche il film su Oppenheimer, no? e, beh, appunto. Cosa è successo nella, nella prima metà del XX secolo? Le ricerche della fisica, la ricerche della fisica delle particelle subatomiche sono state il primo momento in cui la realtà ci ha sollecitato a un nuovo sguardo sulla natura, a riflettere sul nostro modo di conoscerla anche la natura, no? la Heisenberg, principio di indeterminazione. Ecco, proprio sondando il mondo microscopico, invisibile, noi abbiamo alzato il primo sipario sulla complessità l'indeterminazione, la relazione, i processi, il disordine, hanno cominciato a inclinare appunto il mondo ordinato, elementare, regolare della scienza classica, quello di Galileo e Newton. La Iulis, la prepotenza della semplificazione che ancora operava però nella politica, non ne fu scossa, anzi ha riassorbito questo evento. No, se ne è impossessato e il complesso no, fu scisso per produrre una potenza distruttiva mai vista: la bomba atomica di Hiroshima, Nagasaki e, e il gelo atomico. Ha proprio avvicinato l'umanità per la prima volta nella sua storia evolutiva alla possibilità ancora presente, ahimè, eh, di autoannientamento. E ora, a distanza no, di, di, diciamo, di quasi un secolo. All'inizio del XXI secolo, cosa è successo? Un virus microscopico ha reso macroscopica la complessità, l'interdipendenza del mondo globale, la multidimensionalità, l'incertezza e l'intrico dei, dei problemi della policrisi, le possibilità dell'imprevisto, perché nessuno l'aveva previsto, e la realtà della comunità di destino mondiale. Quindi, con dire, il sipario sulla complessità si è rialzato di nuovo. E stavolta però non è stata soltanto l'esperienza di pochi scienziati in un laboratorio. La complessità ormai è un'esperienza di tutti, traspare dall'esperienza che tutti nella vita ordinaria e quotidiana stiamo facendo, delle faglie sistemiche del nostro mondo complesso, appunto le crisi finanziarie, il cambiamento climatico, le pandemie, la globalizzazione della minaccia terroristica, le guerre che lo vediamo da, da locali immediatamente diventano quelle estese anche se non diventano mondiali sono già estese in verità e quindi la domanda è falliremo di nuovo l'incontro con la complessità pretenderemo di nuovo di, di dissolverla con nuovi semplicismi con la ricerca di nuove certezze manichee del noi contro loro, inseguiremo come dire di nuovo la chimera, l'aspirazione a un mondo compiuto, coerente prevedibile, prevedibile, no? quella quell aspirazione che, come ci ha insegnato Anna Arendt, ci fa apparire poi seducente un potere autoritario, securitario. Oppure coglieremo quest'occasione occasione, eh? questo nuovo incontro con la complessità sarà l'occasione per riformare il nostro pensiero, i nostri modelli educativi per tollerare e condividere il fardello dell'incertezza insieme, l'occasione per dare più spazio ai giochi cooperativi, agli esperimenti democratici, a una fraternizzazione. Oggi sulla liberazione si diceva, ma insomma Putin dovrebbe capire che si, che si trova in una realtà complessa con questo attentato e che avrebbe bisogno di unirsi agli altri per, far, per cercare di contrastare il terrorismo internazionale. Piuttosto che appunto inseguire la semplificazione del capo espiatorio, opportunistica no? e eh, del, del complottismo eh, e così via. Ecco, questo è, ecco, il nostro libro appunto è proprio questo, l'invito li a non fallire una seconda volta l'incontro storico con la complessità, no? su, con, con la complessità di cui, su cui di nuovo si è, è rialziato il sipario perché in fondo la, come dire, la, la buona novella di questo libro che è anche la tesi filosofica principale è che la, la, la complessità intesa, intesa come la maniera nella quale noi dobbiamo pensare il mondo corrisponde già alla complessità del mondo e quindi qui l'incoraggiamento a pensare in modo nuovo il futuro provando a dare una risposta positiva agli interrogativi che facevo prima. cioè In altri temi l'invito li a, a pensare insieme no, nell'orizzonte di un umanesimo planetario che è innanzitutto la speranza che il divenire planetario potrà sviluppare gli aspetti migliori della nostra storia, della storia umana e, e dell'umanità stessa. Grazie. Grazie professor Bellusci anche per aver ricordato questo concetto di Ann Arendt, pensare insieme che dà il nome alla nostra associazione e che ci lega in un'amicizia intellettuale. Transepocale direi no? con, con i pensatori del passato e con noi che ci diciamo, così, molto modestamente cerchiamo di aggiungere qualcosa al pensiero del passato. E ne approfitto per salutare tutti quelli che sono in ascolto, che sono tanti, e sono anche questi, diciamo, frutto di vari mondi che si intersecano e confluiscono nel nostro. Quindi, veramente un saluto a tutti, a Susi del Santo eh, De Masi, che è con noi. Ciao Susi. Dunque, quindi grazie professore per aver diciamo, sottolineato questo aspetto del pensare insieme che è veramente centrale per noi. E ha detto tantissime cose importanti. E il problema è che io vi ho chiesto di aprirci le porte del vostro libro, ma si è spalancato il vaso di Pandora e adesso non so come fare a rimettere il tappo perché abbiamo soltanto nove minuti, ma abbiamo... Eh, due eh, ospiti d'eccezione. Allora, il primo è il professor Mauro Gallegati, che è un economista, si occupa di fragilità finanziaria e anche del tema della complessità in economia. Insegna macroeconomia avanzata all'Università Politecnica delle Marche. E poi abbiamo il professor Maddalena, giurista e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Ecco, io vorrei sentire da loro... Però in una sintesi estrema di tre minuti l'uno, se questo è possibile, se non vi offendete per questa mia richiesta, e poi però rimando al 3 aprile alle 9 di sera, se siete così gentili da tornare tutti quanti per invece fare un lavoro. Di ermeneutica diciamo diversa utilizzando le, le domande del, degli ascoltatori e della nostra associazione, perché abbiamo preparato un sacco di domande e, e i vostri interventi hanno scatenato dentro di noi una tempesta emotiva e cognitiva e, e veramente inaspettata. Quindi eh, pregherei eh, Mauro ehm, di intervenire, Mauro Gallegati in questo caso, e, e poi il professor Maddalena Paola Maddalena. Mauro, dovresti, ecco, vai. Eh, allora cercherò di essere molto valore. In realtà ho due preoccupazioni. La prima è che la complessità ci obbliga a pensare a, ad essere tutti insieme la stessa barca e credo che non siamo pronti a livello di organizzazioni internazionali a rispondere a questo. E ci vorrebbe un'Europa che funzionasse, e non basta, e ci vorrebbe l'ONU che funzionasse. La seconda questione è che in realtà siamo come accademia, come economisti in particolare, <ride> fermi al periodo prima della complessità. Se voi andate a, a un corso universitario, in qualsiasi università italiana e in moltissime università europee e americane, c'è il corso di micro che precede quello di macro. Quello di macro, quello diciamo che guarda l'economia nel suo insieme, non è nient'altro che la somma del, dei vari comportamenti individuali. Ecco, io penso che una lezione che viene dalla complessità è proprio questa, superare la bipartizione micrometrica. E quindi si è messi molto lontani dal bene Perfetto, grazie. Fulmineo, ma hai detto una cosa interessantissima e, e su questo ragioneremo a questo punto in un tempo più dilatato nell'incontro del 3 aprile. Allora, tra l'altro voglio ricordare che a proposito di pensare insieme, Mauro Gallegati ha pensato insieme, continua a pensare insieme a un, un grande come Joseph Stiglitz, per esempio, ma insomma con tanti altri economisti ha collaborato e collabora tuttora. E quindi grazie Mauro e passo la parola a Paolo Maddalena. Paolo, sei con noi? Sì, sì, grazie. Ah. Dopo aver sentito tante cose straordinarie sulla complessità, non mi era del tutto nuovo, devo dire la verità, e mi si è ampliata quell'idea del sci o -chi -ci -re, si, am si amplia enormemente il tema della, della conoscenza. E diventa anche probabilismo, come pure è stato detto. Io voglio dare il mio piccolo apporto in tre minuti su sulla posizione che ha avuto l'ordinamento giuridico nei confronti di questo tema. Eh, il meccanicismo di Newton, di Galilei, certamente ha influenzato anche il diritto, e il diritto trionfante per secoli è stato. È stato il positivismo che poi è scaduto nel nichilismo giuridico, quindi effetti disastrosi, eh, però devo dire che dagli anni '70 in poi, e eh, allora ero giovane, eh, si è affacciato in campo giuridico il tema del passaggio dall'antropocentrismo dall giuridico al biocentrismo. Eh, eh, il che si è visto in uh, letteratura, nella letteratura giuridica alla quale ho preso parte e eh, soprattutto eh, nella, nella giurisprudenza e eh, infine di recente un paio di anni fa anche nella Costituzione della Repubblica italiana. Eh, in realtà dal punto di vista eh, giuridico eh, l'idea di considerare, ecco mi piace l'idea della cura, della protezione della natura, eh, è un'idea che si è fatta strada eh, negli anni, eh, eh, diciamo da, da parecchio, come, come, come accennavo, accennavo prima, e eh, c'è stata anche la questione famosa del diritto all'ambiente che nasce, ecco il passaggio giuridico dal, dal concetto antropocentrico al concetto biocentrico, a un passaggio in cui si dice che c'è un diritto fondamentale all'ambiente salubre, eh, c'è un aggancio. Poi ci sono state varie sentenze, ne ho scritte anche io 4-5 alla Corte Costituzionale in cui si parla decisamente della tutela dell'ambiente, anche se c'è qualche una giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato che non è perfettamente conforme a quello che io avrei, avrei desiderato. Comunque eh, il biocentrismo eh, ha le sue radici e come molte volte avete ripetuto, anche il campo giuridico subisce adesso l'influsso negativo che stiamo vivendo a livello globale con la globalizzazione. E infatti, la cattiveria si riverbera anche nelle, nelle leggi ultime, eh, nel fatto che non vengono assolutamente colpite le radici anti-ecologiche. Anti, anti contro l'ecologia si sostengono ancora eh, i produttori di concimi dannosissimi potrei arrivare chissà dove mi, mi mantengo e concludo anche in, 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 in ossequio a quello che mi diceva Miriam citando due articoli della Costituzione è più teorico che di fatto in questo momento e eh. comunque Articolo 9 della Costituzione diceva: La Repubblica riconosce e garantisce eh, la, eh, il, pa eh, il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della nazione, cioè eh, l'aspetto estetico il paesaggio. L nel, nel 2022 c'è stata una modifica costituzionale avversata moltissimo da miei cari colleghi, molto avversata perché erano legati, non riescono a staccarsi dall'idea del paesaggio, e qui mi devo tappare la bocca perché i temi sono infiniti che mi vengono in mente, comunque adesso invece suona in modo diverso la, la Repubblica tutela l'ambiente, l'ambiente, la biodiversità l'ecosistema, il patrimonio storico-artistico della nazione, quindi beni, anche i beni culturali. E l'articolo 41 della Costituzione, che è interessante perché mette in evidenza l'economia mista che, che la Costituzione mantiene. Diceva Pugliatti, se non mettiamo insieme pubblico e privato, il diritto non vive, eh, è solo un'economia mista quella che può tenere in vita il diritto. Chiusa parentesi. L'articolo 41 dice che l'economia eh, eh, privata è libera, non può svolgersi in contrasto, è stato aggiunto, con la salute e con l'ambiente. Quindi è entrato anche eh, nell'articolo 41 della Costituzione. Io mi fermo qua, ma se avessi tempo, vi assicuro che parlerei a lungo e con molto interesse. Anche perché scusate l'immodestia, è un tema che ho portato avanti da 70 anni, ed è un tema al quale veramente ho dato molto, molto del, del mio studio e della mia attenzione. Grazie, buona serata a tutti. Ma siete stati meravigliosi, veramente grazie a Mauro Gallegati e a Paolo Maddalena per la sintesi e la chiarezza e la potenza di quello che avete detto. Grazie infinite. Però ci sarà tempo: il 3 aprile. Di invece riaprire questa conversazione con tutte le nostre domande e, e con l'intervento anche degli ospiti che hanno seguito fin qua eh, questa bellissima serata. Allora, io vorrei soltanto farvi un piccolo regalo. Vorrei fare un regalo ai nostri due autori facendovi questa, eh, diciamo facendovi vedere un'immagine che prego eh, Raffaella Marino di mandare. Arrivo, o arrivo subito, eccomi. Allora, ecco, qui abbiamo fatto una sorta di eh, quella che io chiamo Merging Minds e qui siete con eh, Edgar Morin che è il fondatore della teoria della complessità e che quindi è il, filo, il fil rouge di tutta questa nostra conversazione e sperando di aver, insomma, di aver fatto cosa gradita... E vi ringraziamo tantissimo per la vostra disponibilità. Ci vediamo il 3 aprile alle 21 per il follow up di questa serata. Tra l'altro, riceverete tutti il link per la serata, quindi chi è all'ascolto riceverà il link. Allora, vi annuncio anche che sarà eh, abbiamo in preparazione un nuovo incontro il 19 aprile, questa volta dal vivo oltre che online a Roma, nella città dell'Altra Economia, in collaborazione con l'associazione Beyond Growth. Sarà una giornata davvero straordinaria. E quindi, poi per queste altre informazioni, ovviamente seguiteci sul sito www.pensareinsieme.it. Allora, un ringraziamento ai due autori, eh, Mauro Ceruti e Francesco Bellusci, e un ringraziamento a Paolo Maddalena, a Mauro Gallegati, a tutti i soci di Pensare Insieme che hanno veramente lavorato eh, per la buona riuscita di questa serata. E, 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 grazie, grazie di cuore. Salutiamo grazie. con la consueta sigla. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, grazie a grazie. voi. Grazie. Grazie e buona serata.